Buongiorno, oggi inizio così, cucinando, sto preparando le uova che voglio fare tipo insalata insieme all'avocado. Poi ho cucinato le mie zucchine con la cipolla, sto finendo di vedere l'ultima stagione di Selling Sunset, che adoro, Slay, bellissimo, ogni volta mi fa sentire sempre più povera, bellissimo. Ieri c'è stato il compleanno di Jenna e del mio fidanzato, quindi abbiamo passato insomma le varie cose, le varie vicende, senza riprese, troppe robe, perché lo sapete, insomma, queste cose mi piace un attimo tenermene per me. Comunque tutti i regali che gli ho fatto gli sono piaciuti. Ovviamente ho steso la mia lavatrice, eccola qua, oggi chiari, così. E poi ieri ha piovuto tantissimo e sta continuando, infatti non ho potuto portare Ami ieri sera. Adesso faccio questo pranzo colazione e poi lo porto fuori, anche perché questa sera abbiamo da fare altre cose, dovrebbe venire Ross a dormire qua da me. E tra l'altro, paraparam papam, guardate cosa mi è arrivato qua. Vuol dire solo una cosa: album JK. Allora, beh, a parte faccio tutto con la maglia di Suga. Ok, allora, praticamente questi li ho presi. Io volevo aspettare di andare a prendermi Lucky Draw. Tra l'altro qui a Seoul c'è dal 10 al 12. E hanno fatto la bastardata di mettere quella che volevo io, cioè la Power Station. Io di solito voglio sempre gli M2U. Chissà di cosa sto parlando, lo sa, altrimenti insomma è un po' complicato spiegarlo. E invece stavolta la Power Station l'hanno messa a Busan. Io dovrei andare a Busan per prendere due photocard? Non credo proprio. Quindi volevo aspettare di comprare l'album lì per le photocard, e invece ho dovuto prendere tutto il set su Weverse per poter partecipare a una raffle. Quindi vabbè, apriamo tutto quanto. La bellezza di Golden, che in realtà non ho capito perché il suo album abbia questi colori. Cioè, avevo visto un post che è tipo ispirato alle etichette del suo whisky preferito, credo, una cosa del genere. Non capisco perché non ce ne sia uno nero. Comunque, cosa c'è in questo set? Ci sono un po' di questi pezzi, il mini album e i tre. Questi qua sono i pop socket. Poi questo qui dovrebbe essere il Weverse pre-order. Comunque c'è solo appunto se compri tu Weverse. A noi ci è capitata questa foto bellissima. Questa la mettete così, è tipo, vedete, cornice poi. E questa photocard, oh, no vabbè, la stessa foto. No, ma siete pazzi. Questa è per me comunque, giusto con tutti questi tatuaggi. E questa invece è quella trasparentina. Poi fatemi spegnere le zucchine e torniamo con l'unboxing. Apriamo un mini album. Ma che carino, mi hai fatto bustina. Oh, il ragazzo bellissimo. Oh no, ma questa foto guarda rovinè. Ah, la vedete che rovinè? La vedete questo angolo rovinè? Poi ci sono queste, molto aesthetic comunque, eh? Questo è molto JK. Qui ci sono tutte le varie pictures che abbiamo già visto. E dopodiché abbiamo appunto questi tre grandi. Io, se avessi dovuto prenderlo, sicuramente avrei preso la versione blu, perché mi piacciono di più le foto, però esteticamente mi piace di più questo. E mi piace tantissimo la cosa che JK si sia fatto un simbolo suo. Allora, come si apre? Così, olè. Molto minimal. C'è qua anche una mega busta e il... sembra tipo un photobook. Uè, il ragazzo, bellissima la face card. Altre postcard. Il CD, ovviamente. E qua ci sarà un posterino. Mamma mia, che bel ragazzo, bello ragazzo. Versione verde. Andiamo più veloce. C'è questo poster, un po' più dark come concept. Queste postcard sono bellissime perché sono tipo Angel and Devil. Guardate qua, questa è quella che avevamo anche prima. Questa, mamma mia, questo capello. Ah! L'ultimo blu, che è Substance. Allora, questo è il po'. Questo è il poster. Aha, ok, abbiamo un vincitore. Lo sapevo, infatti la mia versione è quella blu, ma io lo sapevo. Mamma mia, questo concept tatuaggi è pazzesco. Molto street. Niente. Ah, ma questa è una costante praticamente. Questa, mamma mia, che darkettone, stupendo. Sono soddisfatta, se posso dirvi. Ho sentito un rumorino all'esterno. Credo sia qualcosa che ho ordinato da Coupon.
No, ragazzi, questo è lo shampoo che volevo provare della stessa linea del bagno doccia, che dovrebbe essere in quest'altra bustina. Che è rotto! Ah! Credo dovrò scrivere a Coupang. Guardate, stranamente il bagno doccia, che invece io utilizzo in questa fragranza qui, è integro e non c'era neanche la pluriball. Cioè, assurda questa cosa. Ho pulito un po' casa e mi manca da lavare i piatti, buttare, vabbè, lì la spazzatura, però ho passato lo straccettino, soprattutto in questa stanza, non lo so perché, sarà che fuori ci sono i vestiti, non lo so da dove entra questa polverina. C'è sempre una polverina di... Sapete i lucchi tipo dei vestiti? Così, letto rifatto, aperto la finestra così si aregge un attimino, polverato anche la mensolina. Ah, vi faccio vedere, signor fidanzato, che cosa mi ha fatto. Mi ha fatto il sapone l'altro giorno, letteralmente questo e questo e una candela che è questa qui. Qui ho appeso il mega posterino di JK. Eccolo qui, l'abbiamo aggiunto alla nostra collezione. Ho anche impacchettato il reso, quello di Coupang, alla fine è stato semplice perché si può richiedere sia il rimborso sia l'exchange, quindi ti cambino soltanto il prodotto. Ottimo. Buongiorno ragazzi, ieri non ho più proseguito a vloggare perché siamo andati da Cristina, abbiamo visto Mean Girls, bla 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 bla, e a un certo punto ha cominciato a piovere tantissimo. C'era un vento tremendo, assurdo, e siamo tornati a casa, ovviamente siamo andati a dormire tardi perché ho fatto cominciare anche a Rosalba Selling Sunset perché lei non l'ha mai visto in vita sua. E vabbè, stamattina mi sono svegliata con un mal di testa tremendo. Infatti adesso sono le 4:20 di pomeriggio e devo iniziarmi a preparare. Rosalba è già uscita, che aveva l'appuntamento per fare il lash lift, e quindi io sono qua con gli gnomini, gnomino 1 e gnomino 2, perché ovviamente si è portata al signor Gucci. Stavo finendo di fare il mio pranzo con questo sandwich e appunto adesso poi mi prenderò qualcosa per il mal di testa. Mi inizio a preparare perché ieri Cristina, da Cristina ho visto che è andata al cap sleeve dell'album, insomma, di JK e tutto quanto lì alla Hybe, quindi ho detto no, io ci devo andare perché ti danno tipo il blocchetto con tutte le foto. No, ci devo andare assolutamente. In più anche il compleanno di Minghiao dei 17, The Hate, come lo vogliate chiamare, quindi Rosalba volevo andare a vedere. Appena lei finisce l'appuntamento con l'Ash Lift, io vado appunto e ci ritroviamo direttamente lì. Quindi finalmente mi vado a fare un cap sleeve e voglio stare un attimino bene perché mi sento proprio, quando ho mal di testa purtroppo non riesco a pensare a nient'altro. E spero appunto di trovare lo stesso cap sleeve dove è andata Cristina, perché lei è la maga di tutte queste cose carine, particolari e cucciolose. Poi ci vado io, tac, non c'è più. Sono appena arrivata sotto alla Hybe, più luminosa che mai oggi, bellissima. Non ho capito che c'è gente che sta entrando lì. Vabbè, comunque vi avrei voluto fare la ripresa in mezzo perché vedete quella cosina blu lì, la Namsan Tower era bellissima, ma l'ho fatto in tempo. Sto morendo di freddo. Questa è la cosa che continuerò a dire nei prossimi mesi probabilmente. Sto aspettando Ross, che è arrivata già da un po', in realtà il mio auto ci ha messo più del previsto ad arrivare, ma va bene. E quindi adesso andiamo qua dietro alla Hybe. Voi mi chiedete costantemente, Ila, dove sono i caffè che fanno gli eventi? Se venite qua alla Hybe, ovviamente tutta la parte dietro, la principale, lì in fondo c'è la stazione, qua appunto c'è la Hybe e lì dove c'è il CU, poi parte tutta la strada dietro e alcuni invece sono anche dall'altra parte dove leggete tipo la scritta Seattle, quella lì. Quindi aspettiamo la Ross e speriamo appunto di trovare questo benedetto caffè, perché adesso mi sono ossessionata, devo avere questo blocco, non adesso con la foto di JK perché sennò divento pazza. Sì, l'ho trovato ragazzi, cioè alla fine 12.000 won, sono tipo 8 euro. E taccuino, voglio. Ecco qua il nostro fantastico set, Standing Next to You, bello. Poi abbiamo questo mini fotine che Ross sta, non lo so, sta facendo indietro. Questo, ci sono un po' di photocard e un po' di... Ehi, che bello, il taccuino, per cui sono venuta, il taccuino. No, bellissimo, lasciatemi stare in questa vita. Hai messo d'ora come prima cosa. Rosalba ha trovato il posto di Minghiao. Aspettate, ciao Andrea, Minghiao. Bellissimo ragazzo, Minghiao. Questo è il nostro posto di tipo Kinder Fire. C'è tutta la cosa di JK. Ta-da! No, non si vede. Ta-da! Eccolo qua. Eccolo il
all'interno del nostro posto del cuore con la canzone di JK. I video dei nostri ragazzi hanno messo anche il televisorino, adesso si ordina così, è meglio. Guardate, il posto di ogni fangirl Marvel con Yoongi. E lì c'è il reparto per prendersi le cosine. Allora, Daria ha fatto le palline, sono arrivati i nostri Kim Mari. Il nostro tocco Kirby. Cosa noti? C'è tutto? Non ci sono i suoi nudi, la trasparente. Eccoli. Ci sono? Ok, c'è tutto. Noi. Però non sembri triste. To dance. Infreddolita. Mi chiedete perché è il mio posto preferito? Qua la mia canzone preferita è l'album. Non chiedetemelo, ok? Ma è più, ma se qualcuno se lo fosse mai chiesto. Questo raga, verdurine, ma la patata dolce o la carota non lo so, buonissimo. Lui è il mio amico, quello che è seduto. Poi prendete questa deliziosa ciotola, questa pinzetta e fate così. E ricordatevi questo piccante, abbiamo preso un 2, non vediamo che non è piccante. Perfetto, perfetto. Per essere ingerinabile. Perché poi esageriamo, purtroppo io e Rosalba non abbiamo un freno. Insieme peggio, quindi direi nulla, ragazzi. No, si contate, questo è per una o due persone, in quale universo non lo so purtroppo. Cioè noi abbiamo riempito 2 delle nostre scodelline. Ma purtroppo è ancora così. Rosalba lasciando questa di metallo nel coso caldo. Ecco perché mi scotto ogni volta. Mi sento così. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un'altra giornata qui in Corea del Sud. Ieri mi sono presa una pausa perché stavo impazzendo. Lo sapete, quando mi sta per venire il ciclo ho un mal di testa tremendo, tampinante. Quindi mi sono detta, ok, sto tranquilla, faccio le mie cose. Questi giorni ho lavorato tantissimo perché dovevo inviare insomma dei materiali, delle cose che adesso man mano sto pubblicando e quindi sto un attimino più tranquilla. Sono andata a fare la spesa, ho comprato le mie cosine, alcune cose, io furba, ho visto che sull'app di Mart costano di meno. Perché? Tipo i mirtilli congelati con cui io faccio il porridge ad esempio, a Imart il pacco da 1 kg 17.000 won, voi state fumati col cervello, mentre online 9.000 won, che state comunque fumati perché vado al Todis e me li prendo a 1 euro, ma qui non abbiamo il Todis e quindi va bene lo stesso. E allora ho detto li ordino online, ma scusate, ma che fate? E quindi oggi mi arriverà anche l'altra parte dell'ordine. Questi giorni Jenna non c'è perché sta seguendo una convention per una cosa sua di lavoro vicino Gangnam e per ogni volta non fare avanti e indietro, perché comunque io sto a 1 ora coi mezzi da Gangnam, si è presa un Airbnb lì e quindi questi giorni sta lì, però ci ricongiungeremo presto. E tra poco è il Pepper Day, che qui in Corea è un po' come se fosse San Valentino, perché poi in realtà qui in Corea San Valentino, proprio il 14 di febbraio, è un giorno un po' particolare perché non mi ricordo se è così o il contrario, ma a San Valentino il ragazzo fa il regalo alla ragazza, mentre poi ci sta il White Day, che è il giorno in cui la ragazza fa il regalo al ragazzo, o una cosa del genere. Comunque ci stanno tutte queste cose strane, che poi sarebbe tipo un mese dopo San Valentino. Quindi Pepper Day, diciamo che appunto è nato dal fatto che 11-11, il fatto che i pepero sono quello snack appunto lungo, tipo Mikado per intenderci, e quindi insomma si è accalappiato questo nome. Infatti vedremo adesso, perché devo andarli a prendere, devo omologarmi, che tutti i convenience store, anche ieri da Imart, vedete c'era tutta questa parete piena, quelli delle new jeans nuovi, che poi in realtà è soltanto la confezione perché dentro sono proprio normali, quelli di Shinchan, poi ci sono quelli delle super chicche, io voglio quelli delle super chicche se li trovo, ho visto anche quelli di Kuromi, ovviamente sono la mia vita, ma non so se riuscirò a trovarli, però appunto andrò, perché si danno tra le coppie, ok, ma anche agli amici, insomma alle persone a cui vuoi bene. La signora si è svegliata, sta andando a controllare le sue piantagioni. Vi giuro, mi spezza questa signora perché la vedo sempre. Vorrei diventarci amica. Lei ha questo tetto suo dove si fa
Non lo so, credo erba cipollina, che ci sarà? Non mi sono mai interrogata. Però troppo carinella. Qui abbiamo il signor Ami che sta facendo la ninna. E qua dobbiamo prendere qualcosa da mangiare. Ah, devo sistemare anche la carne che ho comprato ieri, a proposito. Ho iniziato a vedere American Horror Stories, che è quello su Disney Plus, dove praticamente ogni 1/2 episodi c'ha un tema differente. Io ho sempre adorato American Horror Story. E questa è la colazione barra pranzo, perché poi ovviamente si sono fatte sempre le 12:40. Tempo col lavato l'insalata, tagliato avocado, bollito le uova, ci ho messo 6 ore. E quindi adesso mi godo questa visione. Sto uscendo di casa, voglio andare a cercare questi benedetti pepero. Cioè, che poi cercare, ripeto, stanno ovunque, quindi si tratta solo di trovare quale prendere. Sono messa questo cappellino, mi sembro velato perché è tutta nera. Sono uscita dal palazzo. Qui c'è un divano, perché dovete sapere che in Corea a volte mettono i mobili fuori, poi scrivono tipo lo potete prendere con i dati, le robe, e questo. Quindi chi lo vuole lo può prendere volendo. Ci serve un divano blu? No, non ci serve un divano. La strada sempre super trafficata, o come vi dico sempre, non c'è un giorno in cui non c'è tutto questo traffico. E oggi è, dovrebbe essere mercoledì. Per farvi capire, questi sono i pepero e le confezioni. Però non so quale prendere. O prendo questo, però poi sono normali. In questo non lo so, sono normali anche qui. Non ho idea. Però ci sono queste. Due. Mi sa che faccio prima a prendere questi. Tanto me ne servono 4. Una di questa. Una di questa. Una di questa. Una di questa. Allora, che sia ben chiaro, ho sbagliato tutto. Sono andata in cassa. Avevo preso 4 diversi, invece erano 2 di un tipo e 2 dell'altro, quello che era 2+2, insomma. E quindi vabbè, cioè, ho preso tutte le mie cose. E poi per una volta che mi vesto ovviamente super calda, fa caldo. Bene, ora torno a casa che devo lavorare. Alla fine siamo venute al cinema con le mie amiche, quelle qua, Cristina, Gianna. E qui c'è il poster di Park Seo-joon, gigante. Quindi sono molto curiosa. Non mi ricordo l'ultimo film di Miss Marvel. Non mi ricordo l'ultimo film di Captain Marvel. Se devo essere onesta, loro mi fanno spiegaci un po', perché io sono quella fissata. Purtroppo non me lo ricordo. Non ho avuto tempo di fare il ripasso perché è stato tutto così veloce. Quindi mi ricordo i punti fondamentali. Però se mi dovete dire chi, come, quando, cosa, mi sono un po' persa ultimamente. Però Park Seo-joon, devo dire, fa la sua porca figura. Quindi siamo molto curiose. Sei tutta avvolta nella coperta di JK, beato te, posso dirti. Allora ragazzi, The Neverending Saga, Ilaria col mal di testa continua. Se non mi viene il ciclo entro, non lo so, oggi o domani, urlo. Io mi conosco e finché non mi viene il ciclo io continuo ad avere mal di testa. Comunque mi conforta anche avere questa maglia di JK. Detto ciò, riportiamolo al caldo perché sta cominciando a fare freschetto. Io devo ancora capire come anche impostare il riscaldamento in questa casa, perché di solito le case coreane hanno il riscaldamento a pavimento. Detto ciò, sì, ho steso la lavatrice. Come avete visto, ho preso il mio pacchetto di Coupang, che c'è una storia dietro a questo pacchetto, perché Cristina, dovete sapere, Cristina è fissata con e le cosine cute e i portachiavini. Lei va sempre ai pop-up a prendersi 8000 cazzettini piccolini, tutte rubine, vabbè. L'altro giorno mi fa: guarda cosa ho preso da Kmart, la cap di Stanley, che è quella tipo che tiene le cose calde, fredde, bla bla bla. L'ho presa scontata. Io purtroppo mi faccio influenzare. Io sono l'influencer meno influencer del mondo, se vogliamo dirla così, perché purtroppo mi influenzano più gli altri che poi me stessa. Comunque ho visto la sua, ho detto no, bellissima, wow. Ieri appunto stavamo al cinema lì a Yongsan e c'è i Marta al piano sotto, e ho visto la cap, la stavo per prendere, poi ho visto su Coupang che il colore che volevo io in realtà, che è Orchid, costava tipo 4000 won in più, e ho detto senti, mo stiamo a fare le cose per 4000 won, quindi l'ho presa su Coupang. Però è la stessa identica cap. Non sono mai stata ossessionata con le cap,
soprattutto queste, però raga, sono una svolta. Io ho quella della Lockit, una cosa del genere, che ho sempre preso su Coupang, però questa iconica. No, vabbè. È diversa dal suo modello, ma non mi interessa, perché la sua è tipo qua, un cosetto in gomma bianco latte. E invece questa è lilla, ma è bellissima. No, vabbè, mi sento male, eh. Ora la lavo. Vediamo quanto l'ho pagata. Sono tipo 43.000 won. Sono 30 euro. Secondo me, onesto. Non so a quanto si trova magari su Amazon. Fatemelo sapere se l'avete mai cercata. Ora che ho messo a posto casa, vivere da sola. A volte mi scordo. A volte metto a posto e poi penso... Oddio, ce la faccio. Vivere da sola non è effettivamente facile. Comunque, ho finito di pulire la cucina perché dovevo sistemare il pollo. Ormai è diventata la mia cosa preferita e la vedrete in tutti i vlog praticamente. Io che sfilaccio il pollo. E questi invece sono i rimasugli che metterò poi nel cibo di Ami, almeno insomma non sprechiamo niente. Qua tutto pulito, quell'avocado l'ho messo fuori perché altrimenti si fa cattivo. Ho lavato tutta la mia cup nuova, eccetera. Ora, stavo parlando col signor Winnie e abbiamo deciso di andare a cena e a provare una pizzeria che sta a Apjeong, quindi un pochino vicino a Hongdae per intenderci, è molto molto vicino, però ovviamente mi devo preparare. Allora, non faccio in tempo a lavarmi i capelli, quindi farò la mia acconciatura da cappello, anche perché fa troppo freddo, cioè oggi fanno tipo 5 gradi e quindi insomma il cappello tanto sarebbe stato inevitabile, quindi... Vabbè, abbiamo provato a chiamare la pizzeria, non prendono prenotazioni, si chiama Spacca Napoli. Di solito, sapete, andiamo da Marione, che è quella che sta a Songsu. Però questa anche, appunto, prima è più vicino e seconda, appunto, non l'abbiamo mai provata. Quindi farò questo esperimento con lui. La sua prima esperienza di cibo... Oddio, non prima esperienza perché io ho cucinato qualcosina, quindi sicuramente è meglio la mia di cucina. Ma comunque non posso fare una pizza, purtroppo dobbiamo andare alla scoperta e vedere un attimo. Quindi devo sistemarmi questa faccia, ora faccio la skincare e poi vi faccio vedere alcuni dei prodottini che utilizzo. Anche perché ho un codicino sconto per YesStyle, dove potete acquistare i prodotti che vi farò vedere, che è molto interessante. Chi mi segue su Instagram sicuramente ha già utilizzato il codice del Black Friday, ma io ne ho un altro del 10% che ovviamente trovate qua sotto. Quindi iniziamo con il restauro. Infatti, tra i prodotti che ho preso sul sito ci sono questi due, eccoli qua, tanto vi lascio il link dei prodotti sotto. Questo qua è un tonico e questo qua è un detergente. Sono spettacolari e ovviamente super virali, quindi io ve li dico subito. Quindi prima vado con un olietto a fare la mia doppia detersione e ora prendo appunto questo detergente che va azionato con l'acqua e gli ho fatta fare un po' di schiumettina così. È bellissimo, è super setoso e vi nutre subito la pelle. E ora vado appunto con il tonico, io lo passo direttamente con le mani, almeno faccio assorbire bene il prodotto. Un'altra delle cose che apprezzo è che non hanno profumazione, quindi se anche siete di quelle persone a cui dà fastidio avere appunto prodotti che hanno profumi molto intensi sul viso, con questi state a posto. Applico anche la protezione solare, questa è la preferita dei coreani. La cosa bella di YesStyle, tra l'altro, è che trovate appunto tutti i prodotti che io compro qui, da Olive Young eccetera, sia skincare sia makeup, e non pagate la dogana, quindi è meraviglioso. Eccoci qua, tutta skincareata, guardate anche solo che bello l'effetto della crema solare, lo adoro. Primo prodotto, questo fondo di Johnson More, che io ve lo ripeto, guardate quanto è usato, tutto sporco. Lo amo alla follia, lo consiglio anche ai muri ormai, e anche i muri quando lo provano mi dicono grazie. Quindi mi ringrazierete dopo. Io utilizzo la colorazione più chiara, che è la Fairlight. All'interno tra l'altro c'è la confezione con un pod e anche la ricarica, quindi contate che io lo utilizzo non tutti i giorni, ma comunque mi dura tipo 4 mesi. E in più c'è un'altra ricarica, quindi ora che avete il codice sconto sicuramente lo pagherete di meno e sarà ancora più conveniente. Copre anche bene le discromie, però ha un effetto seconda pelle coprente, perché di solito i fondi cushion sono un pelino più trasparenti come coprenza. Per le sopracciglia, ottenere questo effetto, avendo comunque adesso io i capelli abbastanza scuri, tendo a prendere un tono di meno. Infatti questa qui è di questo brand ed è il colore grey. Prima pettino le mie sopracciglia e poi questa qua ha una micromina, quindi mi permette di essere molto precisa. Delineo prima la parte sotto
sotto, poi la parte della codina, che nel mio caso è la parte diciamo un po' più sfoglia, e poi mi aiuto a sfumare sempre con lo scovolino. Stesso brand della matita per sopracciglia, questa palettina che è la 02, solitamente io prendo questi due colori e li passo su tutta la palpebra e poi vado un pochino anche qui sotto per riprendere, perché altrimenti l'occhio sembra nudo. E ora metto il mascara e poi applichiamo insieme l'eyeliner. Io utilizzo questo qui che è il Super Twim, eccolo qui, e ha una punta in felcro molto precisa e utilizzo la colorazione marrone perché dà un effetto un pochino più naturale. Lo vado a fare soltanto verso la fine e leggermente verso l'inizio perché il mio occhio ha bisogno di definizione in quei punti. Quindi, come vi insegno sempre, seguo la fine della mia ultima ciglia praticamente e mi allungo verso l'esterno così. Non traccio una linea subito netta, ma vado a fare tipo piccoli tocchi, tocchi, tocchi. In questo modo lavoro meglio il prodotto. È veramente super, super semplice. E dopodiché segno la parte qui davanti. E questo qui è l'effetto finale. Finisco di fare il tutto. Vi scrivo anche il codicino sconto qui che potete applicare sul sito di YesStyle per questi prodotti e tantissimi altri perché c'è una varietà infinita. E ovviamente trovate il link qua sotto nell'info box. Dove siamo? Benvenuti! Spacca Napoli. Proviamo anche questa. Marione ci piace. Proviamo questa. Questa mia si piglia. A parte me l'ha presa la cannella perché mi piace a me. Però ma perché dovevamo mangiare questa cosina adesso? Mentre lo aspettiamo 40 minuti. Take two. Terza volta che proviamo a fare questa clip. Abbiamo preso questo e ve l'ho fatto vedere. Buono, ma la tizia non ce l'ha scaldato. It's not hot. Ma ci sto. Stop. How do you say gorgonzola? Gorgonzola. Ma te è amatriciana. Amatriciana. Yeah, same. Sì, pesto, pesto. 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 Crema con salsiccia. What? Crema con salsiccia. Where is it? Crema. Crema. Here. E buona. Sal. Sal. Pesto. Faccio il pesto. Crema. Crema con sal. Salsiccia. Ciao. Salsiccia. Salsiccia. Sausage. Salsiccia. Io ho scelto la margherita, l'uscita era la pasta. Però guardate, hanno anche il forno al legno. Sembra male, guardate, sembra buona ragazzi, lo posso dire, guardate anche sotto alveolatura, no sta cascando, sorry sorry, sembra buona. Do you like basil? No, I like it. I don't. Taste test. Go here. Ma perché c'è il coltello, non si può vedere questa cosa? No, together. Ah, però il pomodoro ha queste cose che non mi piacciono. No. No. We don't eat pizza like that. Oh. Like this one? Yeah. We eat pickle. Yeah, I know. Yeah. Mamma mia, che piaga nel mondo. Mini Mont Blanc. Guardate che carine. Wow. What is this, egg? Maybe this is just a blueberry, that's so pretty. Vogliamo provare questo foto qui. Pazzesco da sopra. Con questi occhialini pazzesco. Se dobbiamo entrare qui che c'è una saletta per fare le foto, ok? Ma io pensavo che fosse questa la camera. Vabbè ragazzi, si impara. Sì, sì, sì. Si impara. Siamo da un barattolo. Ragazzi, purtroppo fidanzato lo sa. No, ma c'è che ci fai qui? Madonna quanto è bello. Sei quanto è bello? Quanto? È bello. Bello. Bellissimo. Ah. No ragazzi, fa così freddo e le mie mani si stanno congelando. Che mio naso. Your nose? Prodotto? Yeah. No ragazzi, fa freddissimo. How many degrees now? Zero, still zero? No, oh, ragazzi, yeah. Voi non avete capito. It's chill. It is. Cioè, mi stanno lacrimando gli occhi. No way, we have to go back. Yeah, sì.
Però guardate l'eyeliner come viene waterproof, pazzesco. Domani che viene signor fidanzato qui a casa mi faccio spiegare il riscaldamento, perché adesso si sta bene in realtà, però devo comunque capirlo. Detto ciò, adesso porterò fuori Ami. Finalmente potrà utilizzare codesti cosine che gli ho portato. E tra l'altro appunto siamo usciti e ho dovuto comprare questo maglioncino che ho messo sopra al lupetto, perché non so che cosa mi ha detto la testa. Io poi non è che ho controllato particolarmente il meteo. Sono uscita col lupetto e basta. La pazza! Ragazzi, fanno 0 gradi, neanche in montagna. Cioè, guarda, il mio naso è rosso come il mio blush. E quindi, vabbè, spendi 10 euro per sto coso. Poi ho trovato il photobooth di JK, bellissima invenzione. Solo che ho dovuto fare per forza queste foto del cacchio. Il fail qua del telefono non si è acceso. E ora mi vuole uscire. Eccolo, guardate come fa il vestitone. Il vestitone. Forse non hai capito cosa ti aspetta, amore. Ma ti devi mettere il maglioncino. Sei pronto?